Pronto, buongiorno, parlo con la redazione del TG2. Chi parla? Sono un cittadino privato, avrei bisogno di una consulta. In che senso? Ma nel senso che volevo chiedervi spiegazioni riguardo al servizio che avete mandato in onda sull'Ucraina, dove avete postato le immagini di un videogame che si chiama War Thunder. Quindi da cittadino ho il diritto di sapere. Grazie. Grazie. Romoli. Pronto, buongiorno. Parlo con la redazione del TG2? No. Ah. Sì, TG2, mi dica. Ah, ecco. Sì. Niente, volevo farti semplicemente una consulta riguardo un servizio che avete mandato in onda sull'Ucraina, dove avete passato delle immagini di un videogioco che si chiama War Thunder. E quindi volevo chiedervi come mai... No, io. Ah, è lei che ha passato queste immagini? Ci ho passato 4-5 secondi. Ah, e come mai mettete le immagini di un videogioco su delle immagini reali e disinformate la gente? Questo vorrei chiedere. La cosa è abbastanza semplice. Sì. In questo momento i russi, che hanno il più importante e imponente apparato di disinformazione mediatica del pianeta, un'antica tradizione che deriva ancora dalla formazione sovietica, Putin fra l'altro è ufficiale Kleb, quindi ha quella formazione lì, stanno facendo due azioni fondamentalmente sull'Ucraina. Stanno cercando da un lato di oscurare completamente la guerra, cioè noi non abbiamo immagini. Ah, e allora visto che non abbiamo immagini, scusi se la interrompo, ma visto che non abbiamo immagini, mettiamo immagini di un videogioco? Questo facciamo? Attenzione. Su un TG nazionale? Da un lato, no, io le chiedo. Da un lato, no, le sto rispondendo, da un lato non abbiamo immagini, perché i russi non permettono di girarle. Okay. Dall'altro ci dobbiamo affidare, e questo è un problema, alle immagini che circolano sui sistemi interni in parte, quindi le agenzie, ma le agenzie stesse le riprendono dalla gente con i telefonini, perché sono gli unici che girano, sono le persone con i telefonini. Certo, ma dalle persone con i telefonini ai videogame c'è una bella differenza, mi scusi. No, ma attenzione. Io cosa faccio per trovare le immagini? Sono qua da 5 giorni, non esco dalla redazione, dalla mattina. Però l'importante è passare delle immagini, giusto? No, io le sto chiedendo perché comunque questa è disinformazione, lei sa che è un reato, lo sa che i vostri nomi sono pubblici sulle pagine. Non è La disinformazione non è un reato? Guardi, stia attento che io sto registrando questa chiamata, poi nel senso ci saranno delle conseguenze in base a quello che lei dice. Mi ascolti. Ah, io l'ascolto, tutto il tempo del mondo. Mi ascolti bene. Registrare la tua conversazione, fra l'altro, è un reato.